Buonasera a tutti, questo è il nostro secondo incontro sul su Exe Learning in Second Life. Vedremo come installare, scaricare e installare Exe Learning e poi faremo un breve excursus sugli stili di Exe Learning. Vedremo anche come modificare eventualmente gli stili. Questa modifica può essere fatta a vari livelli, lo vedremo più in dettaglio più tardi, a seconda della conoscenza o meno che si ha di fogli di stile e di programmazione, oppure semplicemente cambiare semplicemente i colori senza fare grosse modifiche. Allora, vediamo un attimo come scaricare il programma. Ok, allora io però non riesco a vederlo. Un attimo. Per forza allontanarmi. Ok, allora questa è la presentazione che voi troverete in rete dove si dice esattamente come scaricare e da dove scaricare il programma e come installarlo. Innanzitutto, a seconda del supporto che voi avete sul vostro computer, avete tutte le versioni sia per Windows che per Linux che per OS. Quindi dovrete innanzitutto scegliere quella in base al vostro computer, poi seguire passo passo questa presentazione. Learning ha una struttura molto molto semplice. C'è un menu file da cui si possono creare un nuovo prodotto oppure aprirne uno già aperto. Salvataggio, salvataggio con nome, stampa. Poi c'è l'esportazione. L'esportazione è praticamente il modo in cui voi gestite questo prodotto nel momento in cui lo dovete utilizzare all'esterno. Fino a che voi fate salva o salva con nome, lui salva in un formato proprietario che è .help. Questo formato voi tenetevelo sempre, perché è quello che vi permette poi di rientrare e di modificare quello che avete fatto. Quello che invece esportate su Exe non lo potete più riaprire. Lo potete esportare se lavorate su una piattaforma come SCORM, oppure semplicemente per usarlo su un qualsiasi computer come sito web, quindi in HTML. Oppure un file di testo se voi avete una serie di scritte, oppure anche materiali per iPod. Un attimo solo. Qui c'è un editor di device. Gli device sono questi qui sotto, cioè sono praticamente gli strumenti con cui Exe costruisce il vostro lavoro. Adesso li vediamo uno a uno. Gli device, oltre quelli che sono standard, che sono questi, vi permette di costruirne altri su misura per le cose che volete fare voi. Questo chiaramente è un livello avanzato di Exe, nell'utilizzo di Exe. Adesso vediamo un attimo gli stili. Io qui negli stili ne ho più di quelli previsti perché ho installato alcuni degli. Per esempio, questo è stato creato in più, non è di quelli standard. Poi, questo invece è uno di quelli standard. Adesso ve li faccio vedere velocemente, poi velocemente compatibilmente col cambio di. Allora, questo è un altro stile creato in più rispetto a quelli di Exe.
Alcuni di questi stanno in quel blocco che vi ho messo, altri non ci sono. Questo è in più. Questo è quello di default che avete visto quando io ho iniziato. Questo è uno stile in più che sta in quel pacchetto che vi ho dato. Questo invece è uno degli stili di default. Questo è uno stile modificato. Questo ugualmente è uno stile modificato. Questo è uno invece degli stili di default. Come vedete, gli stili di default sono tutti molto, molto semplici. Allora, ora. Anche questo è uno stile creato in più. Questo è uno degli stili di default, l'avrete trovato in qualcuno di quei lavori che vi ho messo come esempi. Questo è un altro degli stili di default. Sì, esattamente Zaf Zaf, sono come gli sfondi per le pagine web e oltre che gli sfondi, gli stili tengono conto anche di tutti questi, chiamiamoli, accessori che sono le righe orizzontali, l'intestazione. Poi vedremo quando scegliamo gli device che ogni device è rappresentato per esempio da un'iconcina. Anche l'iconcina fa parte dello stile. Ogni stile ha le sue. Poi cambiamone un altro, questo l'abbiamo visto. Questo è un altro di quelli di default, molto semplice però molto bello da utilizzare perché si vede benissimo e non dà problemi. Questo è uno di quelli creati, è un pochino troppo forte come colore. Invece ci sono i tutoriali, il manuale, come al solito, come tutti i programmi, i file d'aiuto sono tutti nell'ultima tendina. Cominciamo a vedere che cosa possiamo metterci. Possiamo metterci, per esempio, un applet Java. Qui dentro praticamente ci dobbiamo copiare del codice di un applet Java per farlo funzionare. In molti applicativi didattici ci sono delle immagini in movimento, delle simulazioni, eccetera, che sono realizzate con un codice Java, è scritto in Java. Che importato qui importa il vostro esperimento direttamente dentro questo lavoro. Oppure potete inserirci un articolo proveniente da Wikipedia o da un wiki qualsiasi. Praticamente potete andarlo a cercare tranquillamente. Allora, una cosa importante sono questi punti interrogativi. In ogni parte, ecco, qui sta caricando. Chiaramente poi vi cercate voi le cose che vi servono. Ognuno di questi punti interrogativi, dicevo, vi dà l'informazione su che cosa praticamente va inserito lì o a che cosa servono le varie parti. Una volta che voi avete inserito quello che vi serve, salvate con questo segno di spunta. Ecco, e praticamente la vostra pagina viene importata all'interno del vostro lavoro. Questo tipo di lavoro, di importare dei pezzi esterni, rende il lavoro abbastanza leggero. Nel sa perché? Perché
noi non inseriamo né un manuale né un articolo né niente, semplicemente facciamo un link esterno. Qui naturalmente possiamo aggiungere delle pagine. Questo è uno standard di come lavora Exec. Qui vedete un foglio dove voi potete scrivere, inserire immagini, richiamare filmati. Soprattutto quelli per esempio di YouTube, formattare testi, scrivere direttamente il codice HTML, per esempio, se dovete inserire qualcosa di particolare, esattamente come fareste con una pagina di Word. Dopodiché salvate. E come vedete, le attività, adesso qui non c'è niente perché non ho scritto niente, hanno tutte un'iconcina. Ogni iconcina è diversa dall'altra e la serie delle iconcine appartiene allo stile. Quindi nel momento in cui voi dovete costruirvi un nuovo stile, dovrete scegliere anche una serie di iconcine che andranno a sostituire quelle che ci sono in uno degli stili con lo stesso identico nome. Questo poi c'è spiegato bene nel manuale. Una domanda di quelle a completamento. Adesso questa non la faccio. Attività di lettura, semplicemente si propone, si dice cosa leggere, si mette il testo, poi si spiega quale attività i ragazzi dovranno fare su quel testo. Le informazioni di ritorno una volta che loro hanno postato il lavoro, chiaramente qui non c'è niente, quindi ecco, come vedete, le iconcine cambiano a seconda del tipo di lavoro che voi state aggiungendo. Io aggiungo un'altra pagina perché se no, ecco. Poi c'è una cosa molto interessante, un caso di studio. Questo può essere utile anche per preparare materiali per persone adulte. Si pone il caso, si dà l'attività da fare e gli si danno delle informazioni che devono essere restituite nel momento in cui questo lavoro viene fatto. Conoscenze preliminari, chiaramente questo andrebbe nella prima pagina del vostro LO. Dopo il titolo, la pagina che segue dovrebbe avere le conoscenze preliminari, cioè i requisiti necessari per seguire quell'LO. Dovrebbe anche avere quali sono gli obiettivi, che poi vedremo qui, e i tempi magari di lavoro. Poi qui c'è tutta una serie di tipologie di test, vero o falso, a scelta multipla. Poi invece c'è l'inserimento di una galleria di immagini, vi permette di aggiungere le immagini prendendole dove volete, vediamo un po', prendiamone qualcuna. Aggiungiamone. Poi qui ci mettiamo la descrizione. Una volta che voi salvate, avete le immagini che possono essere evidenziate cliccandoci sopra e grandite. Le immagini appartengono al programma, no, sono prese dal mio PC. Poi invece c'è un'altra cosa interessante che è l'ingrandimento dell'immagine. Ecco. Qui vi dà l'ingrandimento massimo e qui vi permette di scegliere quanto ingrandirlo. Tenete conto che quando voi utilizzate questo programma è preferibile che aumentiate le pagine, ma che non facciate pagine che scorrono e che sono molto lunghe, perché è molto difficile per chi legge, va bene anche per il manoscritto, certo. Soprattutto quelli antichi e scritti male. Per chi legge è più facile avere una schermata e cambiare pagina che non scorrere la pagina. Per